Ciao a tutti, bentornati su questo canale, un canale che tra l'altro continua a crescere, anzi grazie, siamo quasi 80.000 e stiamo costruendo insieme una bella comunità, continuate ad iscrivervi. Ci tenevo a fare questo video perché leggo le consuete ricostruzioni fantasiose, a volte anche vergognose, da parte di gran parte della stampa italiana che sta oggi in maniera compatta addossando tutte le responsabilità di questa pseudo crisi di governo e poi non so se si concretizzerà o meno mercoledì a Conte, al Movimento 5 Stelle. Premesso che io non devo minimamente difendere il Movimento 5 Stelle, che per me nell'ultimo anno e mezzo è indifendibile. Hanno compiuto delle scelte suicide, scellerate, miopi. Nell'ultimo anno e mezzo veramente indifendibili. Io un anno e mezzo fa me ne sono dovuto andare dal Movimento 5 Stelle dopo che appunto hanno deciso di suicidarsi, più o meno tutti. Dopo aver discusso con tutti, da Beppe Grillo in giù, dicendogli a tutti: guardate che vi state suicidando, guardate che andate dentro un vicolo cieco, guardate vi infilate in un tunnel dal quale sarà difficile uscire, ma vi rendete conto che sostenevamo di non governare con nessuno, oggi si rigoverna con Forza Italia, vi rendete conto che avrete i ministri di Forza Italia di fianco, vi state rendendo conto che le due persone, Renzi e Salvini, che hanno fatto cadere i due governi precedenti saranno di nuovo vostri alleati di governo, ma vi rendete conto? Cioè, io non ho parole delle stronzate totali che sono riusciti a fare questi pseudo dirigenti nell'ultimo anno e mezzo, che stanno pagando loro le conseguenze e dovrebbero per una volta anche chiedere scusa, non a me. A me hanno trattato come quello che da fuori parla, facile parlare da fuori. Forse da fuori non si hanno i conflitti di interessi legati a poltrone e stipendi e si ha un po' più di lucidità. Si dice che soltanto da fuori le città si possano vedere quanto siano alte le torri. Ma al di là di questo dovrebbero chiedere scusa a gran parte degli elettori che se ne sono andati per queste ragioni e per questi errori e anche a quelli stoici che continuano a rimanere ma che in questo momento gli chiedono tutti quanti di uscire dal governo, perché tutti si sono resi conto che questo è un governo nato per colpire il Movimento 5 Stelle e renderlo del tutto ininfluente, cosa che è accaduto. Quindi questo per dire, io non devo minimamente difenderli, però mi piace difendere la verità. E oggi addossare le responsabilità di questa pseudo caduta del governo, e poi non so se ci sarà Conte, è una falsità meschina che stanno portando avanti molti giornali, molti politici, soprattutto Di Maio, che ormai è così terrorizzato non dalle sorti del paese, perché a Di Maio del paese non ne frega più niente da anni, altrimenti non avrebbe compiuto le scelte che ha compiuto. Gli interessa, le sorti che gli interessano Di Maio sono le sue personali, insomma, le proprie poltrone, il proprio potere. Di Maio oggi fa il giro delle sette chiese terrorizzando i cittadini italiani rispetto a piaghe d'Egitto, qualora non avessimo più Draghi, qualora si dovesse andare a elezioni anticipate, cosa che avviene in tutto il mondo. Pensate che in Gran Bretagna, dove diciamo una realtà che Di Maio ha sempre preso a modello dal punto di vista della democrazia, hanno di fatto sfiduciato il Premier, in un paese che è molto più esposto del nostro dal punto di vista politico, geopolitico e militare, con l'Ucraina. E l'hanno sfiduciato gli stessi, tra l'altro, componenti dello stesso partito di Boris Johnson. Cioè, rendiamoci conto, si vota in tutto il mondo. Però l'idea appunto di poter votare a settembre, non so quando, a ottobre, spaventa gente come Di Maio, perché Di Maio si dovrebbe sbrigare, affrettare a costruire questa insieme per la colla vinile, che me l'immagino come Carlo Verdone in Un sacco bello, con l'agendina che Olimpico Stadio Olimpico inizia a chiamare De Luca, prima magari chiedendo ancora scusa. Insomma, le sue scuse pelose di questi anni, ultimi mesi, sono stati chiaramente viatico per la costruzione della sua nuova immagine, poter entrare nei salotti che contano dell'establishment, che un tempo lo chiamavano Bibitaro e oggi fanno a gara per elogiarlo, e lui si sente come dire realizzato da questo punto di vista, quando un tempo, perlomeno così mi diceva, li schifava determinati salotti. Ma evidentemente era un altro Di Maio, forse ha recitato molto bene. Il tema è che si dovrebbe sbrigare, capito? Chiamare De Luca, chiamare Tabacci, il simbolo, chiamare Mastella, lui magari ha parecchi voti intorno a Benevento, cioè costruire questa democrazia cristiana 2.0, chiamare, che ne so, Cirino Pomicino. No, forse no, perché ci sono democristiani veri e, come dire, seri alla Cirino Pomicino, magari neanche gli risponderebbero al telefono a chi vuole diventare democristiano soltanto per ragioni di opportunismo. Ecco, da un lato c'è Di Maio che fa tutto questo e il suo terrore è reale,
perché senza la poltrona di ministro degli esteri e senza possibilità di fare delle nomine non avrebbe la possibilità di garantirsi un potere personale e rafforzare un potere personale che è ciò che oggi politicamente lo tiene in vita, non avendo nessun consenso, non avendo nessun briciolo di credibilità, perché chiunque oggi in Italia ascolta Di Maio non crede a quel che dice, perché ha mentito, cambiato idea così tante volte come nessuno forse nella storia repubblicana. Al confronto Renzi, non lo so, è un personaggio del libro cuore che non mente mai. Dato che non ha nessun voto, nessuna credibilità al di fuori dei palazzi, di determinati salotti, pronti poi subito a dimenticarsi di lui qualora non dovesse più contare, è nervosissimo. Dall'altra parte però c'è Draghi, e è lui che non vuole continuare a fare il Presidente del Consiglio, ma è palese, per cui addossare tutte le responsabilità a Conte è veramente un'operazione meschina. Io nel 2020, forse era il 31 agosto del 2020, scrissi un articolo per The Post Internazionale, il primo articolo, forse il secondo, scrissi per loro, intitolato Draghi e i suoi derivati. In questo articolo io scrissi, lo potete riprendere su internet, scrivete Draghi e i suoi derivati di Battista, The Post Internazionale, 31 agosto credo del 2020, perché lo scrissi qualche giorno dopo la convention di Comunione e Liberazione, dove lui venne osannato per aver detto esiste debito buono e debito cattivo. Bravo, bis! Vabbè, io già, insomma, era palese l'esaltazione, la santificazione del Messia. E io scrissi questo articolo, all'interno del quale, anche perché ho avuto delle informazioni, persone molto vicine a Draghi, e poi sono diventate addirittura ministri, e non del Movimento 5 Stelle, e che lui, insomma, ambisse a diventare Presidente della Repubblica. Tant'è che scrissi, Draghi vuole diventare Presidente della Repubblica, ora vado a memoria, e per raggiungere il Quirinale è disposto persino, utilizzai questo termine, persino a fare il Presidente del Consiglio di un governo di unità nazionale. Questo lo scrissi molto prima che Draghi diventasse Presidente del Consiglio, perché è anche legittimo un uomo che ha fatto una carriera così importante, così prestigiosa, il desiderio di diventare Presidente della Repubblica, Capo dello Stato. Desiderio poi si è infranto obiettivamente grazie a Conte e Salvini, sempre per amor di verità, i quali si sono opposti, grazie a Dio, all'elezione di Draghi, Presidente della Repubblica. Dico grazie a Dio perché per me un uomo così legato al capitalismo finanziario, Presidente di una Repubblica che ha ancora una Costituzione progressista, che sostiene i diritti sociali, che sostiene il pubblico, secondo me era molto pericoloso. Dico ancora perché la continuano a violare costantemente con i decreti omnibus, con la totale distruzione del lavoro parlamentare, con svariati voti di fiducia che davvero impediscono ai parlamentari, coloro che sono i nostri rappresentanti, di poter fare il loro lavoro. È tutto avvilente, con l'invio di armi. Anzi, a proposito di invio di armi, Di Maio sta anche dicendo no, non potremo più inviare armi in Ucraina. È veramente una roba brutta. E fatto sta, io ne sarei felice, perché io considero l'invio delle armi in Ucraina una violazione della Costituzione. Questo non c'entra niente con invasore, invaso, niente. Inviare armi oggi da parte nostra, un paese che ha una Costituzione con su scritto che l'Italia ripudia non soltanto la guerra, ma anche il fatto che la guerra sia una forma di risoluzione delle controversie internazionali, ecco, inviare armi significa tentare di risolvere una controversia internazionale che c'è al di là delle responsabilità, con la guerra, con l'invio di armi. Per me questo è contro la Costituzione, e poi per me anche non serve. Questo per quanto riguarda la Costituzione. Tornando a Draghi, quando io scrissi questa cosa, immaginavo appunto che lui volesse diventare Presidente della Repubblica. Non ci è riuscito, grazie a Dio, e oggi si è stufato. Non ne può più di stare lì dentro, da mesi. Uno, perché già da mesi sta facendo un mestiere che non ha voglia di fare. Non vuole fare il Presidente del Consiglio, non vede l'ora di andarsene. Due, parere personale, secondo me teme che quello che potrà arrivare, temo che arriverà in autunno, possa minare quella che lui ritiene ancora di avere, una grande credibilità internazionale, perché il paese sta messo peggio di quello che ci descrivono, e tutti noi lo sappiamo, chi vive nel mondo reale lo sa, chi ha un parente che ha una partita IVA, chi conosce persone che vivono di uno stipendio normale, che un tempo gli consentiva di vivere una vita normale, oggi non gli consente neanche di veramente arrivare a fine mese, servono più lavori, servono più stipendi. Chi ha problematiche di un parente con delle malattie importanti e non gli è assicurata, poi ci siamo passati in tanti,
un'adeguata assistenza da parte dello Stato. Chi ha figli piccoli ha da sostenere delle spese sempre più alte, sa che il paese sta peggio di come venga descritto e che anche parlare sempre di PIL non è così utile, perché il PIL può aumentare anche dove esistono delle realtà di squilibri sociali importanti, dove aumenta la forbice tra ricchi e poveri, come il nostro paese, dove quel che prende un dirigente di una grande azienda è centinaia e centinaia di volte superiore a quel che prende l'ultimo dipendente dell'azienda stessa. Ecco, dato che per me Draghi teme anche questo, non vede l'ora di andarsi, quindi prende la palla al balzo, tanto c'ha tutta la stampa a favore che descrive Conte come un farabutto, un distruttore delle istituzioni, e se ne va, e se ne vuole andare. E per me non lo escludo, appunto, se ne andrà, che andrà fino in fondo, perché si è stancato e teme quel che arriverà appunto in autunno. Tutti quanti stanno provando a trattenerlo, i partiti, anche la CGIL. Rendetevi conto, anche la CGIL, i sindaci fanno le catene di Sant'Antonio e compagnia cantante. Molto più il sostegno ce l'ha all'interno dei palazzi e dell'establishment rispetto che all'interno della pubblica opinione. Fatto sta che tanti stanno appunto chiedendogli in ginocchio: ti prego, resta. Mattarella ha respinto le sue dimissioni, non so quel che farà. Secondo me, se gli dovesse arrivare una telefonata importante da Washington o dalla Casa Bianca o da Larry Fink, l'amministratore delegato di BlackRock, quei poteri lì che sono, come dire, più vicini a lui, perché secondo me lui le richieste dei partiti, ma neanche le legge, secondo me proprio non fa, i partiti, le richieste dei politici non fanno parte del suo mondo. Lui ha pensato di fare il presidente del Consiglio come viatico per diventare capo dello Stato, non c'è riuscito, adesso li detesta ancora di più, i partiti e i politici e i parlamentari e anche magari alcuni suoi colleghi nel governo. Questa è la mia sensazione, ripeto, non lo conosco e non ho prove, però ho questa sensazione. E diversamente appunto potrebbe accadere qualora dovesse ricevere queste telefonate importanti, anche perché con Washington i rapporti sono leggermente deteriorati, quando credo c'è un articolo di Angela Mauro pubblicato sull'Huffington Post che parla appunto di Draghi che si oppone in un certo senso alle sanzioni sul gas di qualche mese fa, chiedendo appunto di mantenere determinati rapporti con Putin. Io, conoscendo un po' gli americani, credo che si siano un po' indispettiti da quell'articolo e quindi forse all'epoca, qualche mese fa, si sono raffreddati i rapporti, ragione per la quale negli ultimi mesi Draghi si sta comportando in maniera più realista del re, sempre più suddito degli americani, più atlantista degli atlantisti, andando per me contro lui e Di Maio all'interesse generale, perché oggi, lo ribadisco, gli interessi degli americani, le ragioni delle sanzioni sono allontanare l'economia europea, i rapporti politici, economici europei con la Russia, per avvicinarli sempre di più appunto agli Stati Uniti, per vendere all'Europa tutto quel gas che l'Europa non comprerà in futuro dalla Russia, per costringere l'Europa ad una nuova corsa al riarmo che favorisce soprattutto le multinazionali armamenti, che quasi tutte sono, le principali sono americane, le prime 5 industrie belliche del pianeta sono americane. Ecco, tutto questo rappresenta appunto una persecuzione da parte americana dei propri interessi, legittima, ma per me va contro gli interessi europei. Oggi gli interessi americani e europei non coincidono, lo sto dicendo credo da anni. Io dedicai un capitolo del mio libro contro atlantismo e europeismo un anno e mezzo fa, quando appunto lasciai il Movimento 5 Stelle, sostenendo queste tesi che oggi sostengono anche altre persone, molto prima appunto che vi fosse l'invasione russa dell'Ucraina, perché vi ricorderete che gli americani hanno provato a minacciare sanzioni anche a tutte quelle aziende che collaboravano con il Nord Stream 2 ben prima appunto che la Russia invadesse l'Ucraina. Il Nord Stream 2 è quel gasdotto, il secondo gasdotto che è già costruito, dovrebbe soltanto entrare in funzione, che dalla Russia porta gas in Germania, e che gli americani proprio non volevano, perché l'azionamento, la messa in funzione di quel gasdotto sarebbe stata pericolosa per i loro interessi, come dire, un definitivo stop al sogno americano, quello appunto di allontanare il più possibile l'Europa dalla Russia, quindi tentare di indebolire entrambi queste realtà, la Russia da un lato e l'Europa dall'altro. Secondo me si indebolisce maggiormente l'Europa, soprattutto alla lunga, per rafforzarsi come Stati Uniti d'America, che è un obiettivo geopolitico legittimo, ripeto. Non è per me legittimo che i capi di Stato europei, in particolare in Italia, facciano gli interessi degli americani. Si raffreddarono quei rapporti e quindi lui, ora per recuperarli, insomma, ha tentato molto di recuperarli, c'è anche in gran parte riuscito appunto con le ultime politiche, per cui se gli arrivasse una telefonata da Washington magari
potrebbe di nuovo mettersi a disposizione della Repubblica e tornare ad essere il nonno a disposizione delle istituzioni. Frase che lui disse quando si presentò di fatto, si disse disponibile a diventare Presidente della Repubblica, sostenendo addirittura che il governo ormai era avviato, che anche qualora ci fosse stata la sostituzione di lui con un altro Presidente del Consiglio, comunque l'Italia sarebbe andata avanti, che l'Italia è un grande paese, mentre oggi si fa credere che senza Draghi c'è l'alluvione, l'alluvione universale, le cavallette, le piaghe d'Egitto, il disastro, l'inferno, senza Draghi la catastrofe. Capirete che non è così. Questa è narrazione per andare contro Conte, per andare contro il Movimento 5 Stelle, che ripeto non devo difendere, ma mi piace difendere la verità, e per poter ancor di più far credere agli italiani che l'unico salvatore della patria sia il presidente Mario Draghi. Non è così. Draghi oggi ha dei numeri schiaccianti in Parlamento. Veramente, qualora volesse continuare a essere Presidente del Consiglio, potrebbe continuare ad essere non soltanto Presidente del Consiglio, ma Presidente del Consiglio di un governo di unità nazionale, perché tutti gli voteranno la fiducia. Avrebbe dei numeri schiaccianti, maggiori della gran parte dei governi che si sono succeduti durante, insomma, la nostra storia repubblicana. Schiaccianti, per cui dipende soltanto da lui. Questa è la realtà, questa è l'unica realtà. Il resto è una narrazione meschina, che da un lato vuole appunto ancora di più dipingere Draghi come salvatore della patria e non lo è, da un altro lato viene portata avanti da poltronari che temono le elezioni, perché temono il consenso, perché temono il giudizio, che tra virgolette è proprio una cosa che dovrebbero ambire a conoscere, il giudizio dei cittadini, i quali hanno il diritto dovere di manifestare il loro apprezzamento sul lavoro svolto dai loro dipendenti in Parlamento, pagati con le tasse che noi paghiamo. E dall'altro lato appunto la voglia di addossare tutte le responsabilità a Conte, al Movimento 5 Stelle, che l'errore grande che hanno fatto non lo stanno commettendo in questi giorni, l'hanno fatto suicidandosi entrando nel governo dell'assembramento un anno e mezzo fa. Grazie a tutti, buona giornata e buon fine settimana. Oggi sul Fatto Quotidiano è stato pubblicato il secondo reportage che ho scritto dalla Russia sui rifugiati del Donbass che ho conosciuto a Belgorod. Quindi se volete potete andare in edicola a acquistare il giornale per leggere, poi ditemi quello che pensate. Buona giornata a tutti.